Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Ho preferito fare la voce fuori campo, come si dice, per cercare di spiegarvi nel dettaglio ovviamente tutti quanti gli ingredienti per la preparazione di questa nuova ricetta. Oggi andremo a preparare la crème tarte di pasta frolla. Vi lascerò nel primo commento in evidenza ovviamente gli ingredienti per farla. Comunque nel frattempo ve li lascio, sono 300 g di farina 00, 150 g di burro, 150 g di zucchero semolato, e un uovo e una fialetta all'aroma di limone. Allora, gli ingredienti per la pasta frolla sono questi. Invece per creare la crème tarte abbiamo bisogno di 250 g di mascarpone e 250 ml di panna da montare. Allora, il procedimento è semplicissimo, divideremo la pasta frolla in due parti per andare a ricreare ovviamente i nostri due dischi. Io li ho ricavati da una teglia di circa 20 cm più o meno. Di diametro, scusate, non centimetri. E niente, andremo a preparare, come poi vedete nel filmato, insomma la base, e con quell'altra coppettina di plastica andrò a fare il centro. La cottura sono 180 gradi, forno statico, 10-15 minuti. Mi raccomando, controllate bene perché ovviamente non si deve bruciare la parte sotto. Andremo poi a bucherellarla. E nel frattempo, poi, una volta che sarà cotta la nostra pasta frolla, formeremo la crema che è la base di tutto, e io la farò con il mascarpone, la panna montata e una fialetta di aroma al limone. Munitevi di una sac à poche e niente, poi le decorazioni ovviamente sono a gusto, io ho scelto le fragole più questi fiori. E niente, quindi insomma è molto semplice, dal video sembra molto più complicata ed elaborata, però insomma spero che passo passo riuscirete a capire bene tutto il procedimento, perché questo video è venuto veramente lungo. Comunque, detto questo, io vi mando un bacione a tutti quanti e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Allora, io ho diviso il mio impasto in due parti, dove poi andrò a ricavare ovviamente i miei dischi. Vi posso come consiglio darvi di utilizzare la carta da forno, perché riuscirete a stenderla meglio la pasta frolla. Vi dicevo prima, questa è la circonferenza che io ho utilizzato per fare il mio cerchio, quindi ho utilizzato un diametro da 20 più o meno. E niente, adesso la taglio tutta quanta per ovviamente rifinire i bordi, e dopodiché vado a bucherellare la superficie. Se non avete questo attrezzo che ho utilizzato io, potete farlo tranquillamente con ovviamente con la forchetta, non succede nulla. E dopodiché poi andrò a formare l'ultimo cerchio centrale. Io ho utilizzato questo tipo di circonferenza, ma se voi volete farlo anche più piccolo lo potete utilizzare, solo che secondo me non si vede bene poi magari l'effetto sotto dell'altro disco. Allora, adesso abbiamo preparato la crema, io nel frattempo ho fatto scaldare il forno a 180 gradi, adesso chiudiamo, 10 minuti massimo, un quarto d'ora, e la nostra ovviamente base è pronta, poi andrò con la seconda. E mi raccomando, fatela freddare benissimo una volta cotta. Eccoci alla parte, diciamo, più particolare, la preparazione della crema, che è semplicissima. Io ho versato la panna liquida da montare, ho aggiunto la fialetta all'aroma di limone, dopodiché ho messo 5 cucchiai di zucchero semolato.
Eccoci finalmente alla fine del video quasi, adesso passiamo con la decorazione della nostra crema preparata precedentemente. Io ho utilizzato una sacca à poche senza nessun beccuccio. Per avere questo effetto così grande mi è venuto perché la sacca à poche era proprio molto larga alla sua base, quindi se volete mettere un beccuccio che preferite lo potete fare tranquillamente, più piccolo lo mettete più bello magari l'effetto anche sarà.